Il ruolo della politica in questo è fondamentale, perché se si applica il gioco di squadra, come è giusto che sia, la squadra vince molto più facilmente del singolo. Giorni fa, insieme al preside, siamo stati invitati come sindaci della provincia di Frosinone a partecipare Palazzo Gramsci a un'iniziativa di sostegno ad Arpino, candidata come città della cultura italiana per il 2021. Non può che farci piacere, perché se ragioniamo in termini campanilistici, anche a Pontecorvo vorrei tutto per me, ma non è possibile. Quindi quelle battaglie solitarie che isolano il luogo non sono battaglie con l'obiettivo di vincere, di far vincere un territorio. Quindi quando invece ci si consorzia, si ragiona in termini di squadre, di comuni, allora i risultati possono venire. Quindi siamo ben lì di sponsorizzare, di sostenere un'iniziativa per una candidatura di una figura storico-culturale che, anche se non appartiene alla mia città, ma è un orgoglio della nostra nazione. E poi un consiglio, se mi posso permettere: quando strutturate i bandi, fate in modo che siano un po' più comprensibili, perché a volte si escludono città come Pontecorvo, che ha partecipato al bando dei carnevali storici, per una mera virgola, per un errore formale. Allora lì, con tutto il rispetto per Vincenzo dell'Arci, per Moira dell'Arci, un pochino, e dico una battuta, le palline ci girano, ci hanno girato, perché sapere che i carnevali meno storici dei nostri sono stati accettati come ruolo, come bando, e il nostro no in passato, un po' ci fa arrabbiare. Ecco, raggiungere un obiettivo è anche quello: dare agli amministratori locali, che già con norme, con carte, siamo in difficoltà, no? E quindi agevolare questo è solo un piccolo consiglio qui campanilistico.